Signore e signori, ho il piacere di presentarvi uno spettacolo di petomania. Scusate, mi schiarisco un attimo la voce. Ecco fatto, un po' di raucedine. Petomane sta ad indicare colui che abbia facoltà di poter emettere aria a suo piacimento e a sua volontà, naturalmente senza disturbo alcuno per l'altrui olfatto. Se il signore vuol salire sul palcoscenico per constatare, prego. No. Non fa niente. La signora, per favore? No. No, nemmeno lei? Bene, vuol dire che mi credete sulla parola. E allora comincerò con una breve disquisizione sui vari stili. Già, perché non tutte le pere sono uguali, sapete? No. Un distratto, un superficiale, potrebbe pensare che sia semplicemente questo. No. Ogni peto ha la sua personalità, la sua psicologia, il suo rumore sociale. Diciamo che il peto un po' ci assomiglia. È come la nostra anima. Ecco quindi come sarebbe quello di un nobile signore. Scorreggia aristocratica, elegante. Mentre invece quella di un umile facchino è così. Grezza, naturale, ordinaria. Un balbuziente. Quella del cardinale, influenzata dall'austerità delle navate di una cattedrale. Una sposina la prima notte di nozze. Il giorno dopo. Qualche anno dopo. Un generale di corpo d'armata. Come si comporta un signore sul tram che dopo averla fatta dà la colpa a un altro e oltretutto si indigna? Un signore frettoloso e distratto le perde tutte per la strada. Lo ferma un uomo grosso, il quale gli chiede: visto che lei ha tanti spiccioli, perché non me li cambio con questa banconota di grosso taglio? Una signora che cerca di mascherarle con dei colpi di tosse, è un classico. Ed ecco il fornaio. E voilà. Ma a volte, signori, purtroppo succede che si crede di aver fatto una cosa e invece se ne fa un'altra.